Amici di uscatanzaro.net, terminata la gara tra Rieti e Catanzaro, ha vinto la squadra di casa con un gol arrivato nel finale su un'indecisione che c'è stata da corner tra Statella e Furlan. Si sono persi di fatto Gili, che ha colpito al termine di una gara complicata, molto fallosa, molto nervosa, con il Rieti che ha usato le proprie armi anche al limite del regolamento, così come lo stesso Auteri ha sottolineato pochi istanti fa in conferenza stampa. Ha usato le proprie armi il Rieti per cercare una vittoria ed allontanarsi definitivamente dalla Paganese, è quello che aveva chiesto ai suoi mister Capuano, e l'ha ottenuto. Il Rieti che alla fine ha fatto il suo, dall'altra parte un Catanzaro che per 45 minuti ha avuto difficoltà nell'entrare in partita, nel capire come affrontare il Rieti. Nella ripresa si è vista una squadra migliore al di là dei cambi e anche del modulo, che è cambiato in un 4-4-2 durante il secondo tempo, l'ingresso di Bianchimano all'inizio, poi quello di Casoli, due terzi dell'attacco modificato. Poi è arrivato questo gol a sorpresa su un errore nato in fase di possesso di palla, dalla bandierina si sono addormentati, da lì in poi non si è più praticamente giocato a calcio. Il Catanzaro ha tentato di arrivare al pari ma non c'è riuscito. Una squadra che ha avuto le opportunità per sbloccare la gara nel finale di primo tempo, ma anche con Giuliano, ma anche nella ripresa ci sono state un paio di occasioni nate da calcio d'angolo. Sta di fatto che è maturata la terza sconfitta consecutiva, ormai le zone alte sono diciamo ben assegnate, quindi per il Catanzaro non resta che concentrarsi su questo finale di stagione per preparare al meglio i playoff, dove sicuramente ci sentiamo dire la squadra di Auteri sarà protagonista. Una sconfitta difficile da accettare, come era stata difficile da digerire quella arrivata a Bisceglie. Discorso diverso per quello che è accaduto invece una settimana fa, 3 KO, tutti e 3 diversi, dai contenuti diversi, che però lasciano sicuramente il Catanzaro non solo fermo in classifica a quota 51, ma con la sensazione che la squadra mentalmente, come abbiamo ricordato l'altra volta, si sia fermata a Castellammare e stia iniziando a programmare una seconda parte di stagione che la vedrà protagonista nei playoff. È amaro commentare ancora una sconfitta, ma purtroppo è andata così. Resta comunque finora un cammino importante, quello delle Aquile. Siamo convinti che già nel prossimo turno contro la Sicula Leonzo in casa i giallorossi potranno tornare a muovere la classifica e a ritrovare i 3 punti. Non resta che ringraziare i nostri sponsor che anche oggi ci hanno permesso di essere qui a Rieti, e quindi un grazie a G-Auto di Alessandro Gentile e a Luxottica di Davide Nicoletta, che ci continuano a sostenere e a sopportare oltre che supportare. Un saluto a tutti gli amici e agli utenti di uscatanzaro.net da parte di Matteo Pirritano. Ci ritroveremo la prossima settimana con la speranza di poter raccontare un risultato diverso.